solo ieri forse che ho realizzato il peso che mi sto portando dietro, fisicamente, psicologicamente, forse più psicologicamente, ma in realtà le cose vanno di pari passo perché il peso fisico si riflette anche su quello mentale e viceversa. Ci ho pensato perché sto continuamente studiando e mi sto continuamente migliorando e sto cercando domande da farmi, risposte che non trovo mai, ma è quello anche il gioco. Comunque, quello che ho, il pensiero che ho maturato negli ultimi giorni è che mi sto portando dietro un bel po' di cose che non sono assolutamente positive per la mia crescita. Mi sto portando un sacco di ricordi, un sacco di foto che non mi portano in avanti o perlomeno non mi fanno vivere qui ora, ma anche solo il pensiero di averle o ogni tanto toccarle, tornare a vederle, a guardarle, a rivivere quei momenti lì mi portano indietro nel tempo, in un momento che non esiste più, in un momento che magari mi fa vivere momenti, rivivere momenti tristi, momenti che il mio cervello in qualche modo ha elaborato. E in qualche modo ha trovato un senso, una ragione, e ha creato degli scudi oppure ha elaborato l'informazione, il trascorso ed è andato avanti. Sono cresciuta e tornare a rivivere quelle cose lì, in quel momento morto nel passato, mi sono resa conto che è una cosa che non mi aiuta, anzi, ci ho pensato poi a una cosa ancora più banale. Oggi io sono qui, vivo a casa di mio papà, però il giorno che decido di spostarmi, andare a vivere da sola o decido di andare a vivere con un'altra persona, questo peso non è una cosa che vorrò portarmi dietro, non sono propriamente le cose da portarsi dietro in una nuova relazione. C'è da dire che poi il telefono e gli hard disk sono pieni di ricordi, di foto, di momenti belli e meno belli, e averli anche fisicamente è una cosa che anche solo parlarne mi fa vivere male. E non sono questi i presupposti con cui andare in una nuova relazione. Con un bagaglio così pesante, così importante, non ha assolutamente senso. Anzi, non c'è proprio spazio per qualcosa di nuovo. Infatti, in questi 2 anni sono ancora qui e sono diversa, ma non sono ancora riuscita a far entrare qualcuno veramente nel mio cuore o nel mio spazio più remoto, più intimo. E probabilmente anche questo ha il suo ruolo. E sento semplicemente che è arrivato quel momento in cui sbarazzarmi di tutte queste cose che non fanno altro che pesarmi e liberarmi fisicamente, psicologicamente da tutte queste piccole cose che all'apparenza sono insignificanti, ma che evidentemente hanno un peso così importante su di me. Sono partita un po' hardcore e sono andata ad attaccare subito la scatola dei ricordi e lì dentro c'erano cose, ci sono ancora cose, sono a metà,
della relazione, l'ultima relazione, diciamo così, con il mio ex storico, non per dire che nel mentre non ci sono state altre cose, però non le definirei propriamente relazioni di quel tipo. Ho avuto altre tipologie di relazioni. Però dentro quella scatola lì ci sono cose di quando avevo anche 15 anni. E ricordi che avevo alcuni rimossi, altri rielaborato, altri. Sono comunque cose che vivono da qualche parte dentro di me. E se il mio cervello decide di lavorarci in qualche modo, rielaborarli, è giusto che vada così, perché questo è il cambiamento che accade poi nel tempo. È inutile tenermi aggrappata a quei ricordi per come si erano manifestati in quel momento lì. E quindi sto distruggendo un bel po' di foto, un bel po' di lettere, fidanzati, fidanzatini, mi sto sbarazzando di tutto questo. E non solo, tante cose tossiche che anche solo rivederle e rileggere qualche riga di amiche o di altre persone nella mia vita, se mi danno bad vibes non le tengo, le lascio andare. È arrivato il momento di lasciare andare. Non credevo sarebbe mai arrivato un momento così, perché da qualche parte prima pensavo di dover conservare tutti questi ricordi, ma sento che occupano solo spazio, che non sta lasciando spazio a nulla di nuovo. Banalmente, se pensiamo solo al guardaroba, se si continuano a tenere capi vecchi, stanchi, consumati e non si libera lo spazio, non ci sarà mai posto per qualcosa di nuovo. Semplice, no? All'apparenza sì, ma nella pratica ci vuole del tempo, e questo è stato il tempo di cui ho avuto bisogno io. Mi sto quindi, ma non mi sto nemmeno obbligando, è proprio arrivato il momento giusto per affrontare tutte queste cose, tutti questi scheletri nell'armadio e lasciare indietro tutto ciò che non è più funzionale alla mia esistenza. Con questo non vuol dire che butterò tutto, tuttissimo. Qualche foto magari me la tengo, perché se mi dà positive vibes può rimanere. Però non posso pensare di avere un cassetto pieno di ricordi di persone che non sono più nella mia vita e voler qualcosa di nuovo. Se continuo a rimanere aggrappata a tutte queste cose che non esistono più, come posso guardare avanti e al nuovo? Per privacy non vi faccio vedere cosa c'è scritto qua, ma questo biglietto l'avevo trovato nel portafoglio a distanza di mesi e non c'è cosa più tossica di questa. E l'ho conservato per 2 anni. È arrivato il momento di distruggerlo. Sono stra orgogliosa di me, ho fatto un ottimo lavoro e questo è quanto. 2 sacchi pieni di roba da buttare. Questa io la chiamo terapia. Dovrei ancora svuotare la sala,
Non so se succederà oggi o domani. E ormai il giorno dopo ho preferito dormirci sopra una notte anche perché ero parecchio stanca ieri sera e non avevo minimamente voglia di andare in discarica. E oggi sono ancora più convinta di ieri di sbarazzarmi di tutte queste cose. Tra l'altro ho il baule ancora pieno con i sacchi pieni di vestiti, quindi adesso devo trovare un cassonetto giallo prima di andare in discarica. E stamattina non vi ho fatto vedere, ma ho trovato un altro punto. Avevo praticamente questa scatola che arrivava ancora dal trasloco, da quando me ne sono andata via dalla casa del mio ex, e questa scatola non l'avevo più aperta e oggi ho capito il perché. Me ne ero completamente dimenticata dell'esistenza di questa scatola. Ieri, quando ho tirato fuori tutte le cose che avete visto e che ho buttato, pensavo di aver tirato fuori tutto perché ero convinta di avere un'unica scatola di ricordi. Invece c'era questa scatola ancora rimasta intoccata da questo trasloco e dentro c'erano ancora delle cose interessanti. Però non so, non mi toccano così tanto in superficie. Poi mi sono guardata allo specchio e sembro un po' esaurita. Capita, mi sono vista un po' provata, però è proprio necessario. Quindi è un qualcosa di sofferto, ma è una sofferenza positiva. Non so come spiegarmi. E mi sono vestita strabene, tra l'altro, proprio a festa per andare a buttare via tutti questi ricordi, che sono sì ricordi che risalgono a 20 anni fa, ma la maggior parte di questi ricordi, perché pochi ne avevo conservati di quando ero più piccola, la maggior parte di questi ricordi sono legati al mio ex storico. E quindi mi sto separando anche in questo senso da lui finalmente. E adesso il prossimo step sarà il cellulare. Il cellulare è bello impegnativo perché è ancora pieno zeppo di robe che non sono più riuscita a guardare. Però dopo il bagno freddo di ieri, dopo la doccia fredda di ieri, con le foto di noi due, penso di essere pronta per affrontare anche quelle sul cellulare e cancellare in massa tutto. Ovviamente qualche cosa lo terrò perché sono anche ricordi miei, però diciamo che terrò le foto con me. E fine. Andiamo. Ora, per strada ho visto finalmente un cassone giallo, perché sembra che siano scomparsi tutti e tuttissimi, ma in realtà qua vale la legge che se uno cerca, e se uno cerca una cosa, sicuramente la trova. Anzi, a volte se cerchi solo una cosa e ti concentri solo sulla cosa da trovare, vedi esattamente solo quello e non altro. Questo weekend sta giungendo al termine. Com'è andata questa giornata? Molto bene. E dopo il giro in discarica sono andata a cercare il cassonetto giallo che non ho più visto, per cui sono finita al supermercato dove fortunatamente c'erano e sono andata a fare anche la spesa. Dopodiché, tornata a casa, ho
C'era un sole bellissimo e visto come sono andate le ultime 2 settimane, ho sentito proprio il bisogno di andare a farmi un giro e quindi sono andata a Monza, ho preso un gelato, ho preso tra l'altro un gusto strano che non avevo mai preso, panna cotta al melograno, buonissimo. E sta finendo questo weekend di dei cluttering di pesi psicologici e non lo so, sono in uno stato un po' strano. Sento che c'è qualcosa dentro di me che si sta interrogando, si sta facendo tante domande, si sta scervellando, è in atto un cambiamento. Tutte le volte che succede è un calvario, letteralmente. Non è una situazione piacevole perché comunque vivo momenti di sconforto. Però ormai, dopo tutto questo tempo, ho imparato anche a riconoscere questi momenti e a conviverci in qualche modo e provare anche un leggero senso di piacere, è come se avessi sempre la certezza ormai che sono momenti che poi passeranno e che quello che verrà dopo sarà sempre ancora più bello. E questo mi fa andare avanti, mi dà la forza e la carica per non mollare. Sento uno strano senso di pace. Era la cosa più giusta da fare. Oggi, coi miei tempi e coi miei modi. Questo va un po' insieme al fatto che sento di avere dello spazio dentro di me che chiede la vicinanza di persone e ce l'avevo ancora prima di buttare queste cose. In realtà le ho buttate perché non c'era più spazio per loro dentro di me. Non so neanche più che cosa sto dicendo. Spero che almeno un senso io sia riuscita a comunicarvelo. E direi che un senso lo troveremo tra qualche video. Sicuramente, e tornerò qui da voi con nuove storie di nuove esperienze vissute, nuove lezioni imparate. Ma fino ad allora io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, questa volta un abbraccio coccolante, proprio che vi vuole coccolare, perché anche io ho bisogno di coccole, quindi coccolando voi coccola anche me stessa. Ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!